Buonasera, benvenuti, ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'Hockey, giornata numero 9. Questa sera qui al Pala Rovagnati si scontreranno Team Service Car Monza contro U-Broker Bassano. Un saluto al mio fianco qui, Carlo Gaeta. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Federico. Un incontro sicuramente molto molto interessante per entrambe le formazioni. Noi fortunatamente come Monza abbiamo il campo ancora inviolato e mentre lo dico tocco ferro. Il Bassano arriva da una sconfitta casalinga rimediata nel turno passato, un 1-2. Ci sono, come dire, le premesse, ci sono tutte le premesse per uno scontro dinamico, diciamo così, dinamico ed effervescente che ci godremo qui al Pala Rovagnati di Biassono. C'è anche un grande ex tra le fila avversarie, stiamo parlando di Julian Tamborindeghi, che è stato protagonista per diverse stagioni qui a Monza. Anzi, a proposito, andiamo allora a vedere le due formazioni di questa sera, partendo dall'HRC di Monza, quindi con Juan Velasquez, Francisco Bielsa, Matteo Zucchetti, Valentino Marzonetto, Matteo Galimberti, Ottavio Ponti, Giulio Piccoli, Alessandro Uva, Marco Gariboldi e Luca Borgonovo, ovviamente allenatore Ivan Jacquiers. Per il Bassano, Gerard Riba, Alberto Pozzato, Mattia Baggio, Ivo Silva, Cesar Bertuzzo, Nicolas Barbieri, Julian Tamborindeghi, Joan Galbas, Andrea Cuccato, Mattia Verona con l'allenatore Bertolucci, conosciutissimo peraltro. Diciamo anche gli arbitri, primo arbitro Barbarisi, secondo arbitro Giovine e l'arbitro ausiliario Marini. E allora è davvero tutto pronto, Carlo, per quest'altra grande serata di hockey. Le due squadre distano a 3 punti di distanza in classifica, quindi un'ipotetica vittoria monzese sarebbe importante per raggiungere proprio l'U-Broker Bassano. D'altro canto è un Monza che arriva da una trasferta lunghissima in quel di Giovinazzo, terminata per Però hanno 1-1. visto il sole, diciamo. Hanno Hanno visto il sole, è visto stata il una sole. trasferta comunque piacevole, Una diciamo. piacevole, una, hanno visto il sole, però forse si poteva fare qualcosina di più a Giovinazzo, tenuto conto anche che Giovinazzo sta vivendo un momento estremamente difficile con l'allontanamento di Pino Marzella, insomma una sequenza di problematiche societarie, cambio d'allenatore. Il ritorno del professor Massari che dà una mano al nuovo mister che è arrivato al posto di Marzella, Marzella che fa polemica sui social. Insomma, era un momento È in cui vero. probabilmente dovevamo approfittarne un pochino di più come Monza, però vabbè, insomma, tornare a casa con un pareggio va sempre bene. È andata un po' peggio invece al Bassano con il Follonica settimana scorsa, perché appunto c'è stato questa sconfitta casalinga, ma il Bassano, le cronache dicono che ha giocato bene, ha giocato la sua buona, ottima partita, quindi i giallorossi arrivano a Monza con la voglia di rivalsa, di rivincita, quindi da questo punto di vista sicuramente ci sarà da divertirsi, ci sarà un incontro, come dicevo, effervescente. Tra l'altro, dando un occhio alla classifica, ovviamente Carlo, noi qui a Monza a livello giornalistico siamo reduci da un derby appena giocato in quel di Como. Monza che ha raggiunto 10 punti in classifica esattamente come l'HRC di Monza, quindi c'è questa uguaglianza, insomma, di Di punti tra punti, calcio e hockey. però staremmo meglio con i 10 punti dell'hockey in classifica. Sicuramente, anche perché sono qualche giornata in meno, quindi questo sicuramente è chiaro che lo abbiamo detto oggi per Team Service Car, è una grande occasione per poter agganciare in classifica i giallorossi Vediamo quale dell'U-Broker squadre che Bassano. vanno a centrocampo. Lasciamo la parola al presidente. Con il numero 5 Alberto Pozzato,
Abbaggio, numero 9 Ivo Silva, con il numero 11 Cesar Camillo Bertuccio, con il numero 17 Nicola Barbieri, con il numero 18 Julian Tamborin Degui, con il numero 55 Giovanna Galva, con il numero 58 Andrea Stuccato, con il numero 45 Mattia Verona, allenatore il signor Alessandro Bertolucci. E adesso un bel applauso per la formazione di casa Inter di Camonza. E allora è davvero tutto pronto per questa nona giornata di Serie A1 per Monza e per Bassano. C'è da dire, Carlo, oggi una massiccia presenza di tifosi, anche ospite, comunque da segnalare. È la prima volta che si vedono, sì, tanti tifosi ospiti qui al Pala Rovagnati, a dire la verità, perché nelle altre gare la presenza era, diciamo, degli aficionados più intimi della società avversaria, diciamo così, quindi poca gente. Invece questa sera c'è un nutrito, un corto gruppo, ci sono anche un discreto numero di forze dell'ordine. Giustamente, in proporzione, per controllare la situazione. Speriamo, insomma, che rendano ancora più caldo, sempre ovviamente in termini positivi e sportivamente parlando, il Pala Rovagnati di Biassone. Intanto vediamo inquadrata la panchina dell'HRC di Monza, queste le ultime indicazioni da parte di mister Ivan Jacquiers, che in questi primi mesi abbiamo capito che non gli piace né perdere né pareggiare. Per Ivan Jacquiers esiste solo la vittoria, ed è quello che ovviamente punterà questa sera. C'è un solo risultato per Ivan, cioè quello è, bisogna portarla a casa sempre. Non è così semplice, lo sappiamo, e non sarà semplice neanche stasera, perché lo dicevamo in precedenza, il Bassano è un'ottima formazione che si avvale anche del nostro bravissimo ex Tamborin Degui, che l'anno scorso ha fatto faville qui al Pala Rovagnati, quindi una formazione di tutto rispetto con la quale il Monza, l'HRC, va a confrontarsi questa sera. Ambiente direi caldo, forse il più caldo delle partite, sì, casalinghe che abbiamo vissuto qui per il Team Service Car. Andiamo ad iniziare. È tutto pronto, Barbarisi, primo direttore di gara, dà l'ok ai due portieri, è davvero tutto pronto. Partirà Bassano con il possesso della pallina. Se c'è qualche problema, si parte in questo momento con il possesso giallorosso, che prova ad attaccare già sulla sinistra. Arriva una prima già bella risposta di Velasquez, che chiama all'ordine i suoi, e Monza può ripartire. La prima è stata di Galbas, sì, è sicuramente uno degli uomini più pericolosi da tenere sott'occhio questa sera. Si è sganciato molto bene sulla sinistra, è andato a concludere con il buon Juan, che ha respinto bene. Intanto può ripartire qui Bassano con il numero 9 Ivo Silva.
palla all'indietro per Scoccato, ancora Silva. Silva va a retroporta, poi non trova il compagno. La pallina però rimane in possesso avversario. Eccolo qui, Galbas, numero 55. Silva, Scoccato. Conclusione, respinta, anzi addirittura esce la pallina e va in curva. Vediamo qui il primo replay di partita con la conclusione di poco fa. Sarà rimessa. Partito bene il Bassano, sta facendo gioco in questo primo minuto, quasi e mezzo di gioco. C'è qualche problema forse con il direttore di gara, non capiamo il motivo per cui si è fermato il gioco in questo momento. Jacquier se ne approfitta per dare le ultime, o meglio le prime indicazioni ai suoi. Forse qualche problema di audio, non vorrei. Sì, probabilmente è un problema di audio nella cuffia, nelle cuffie. Sì, forse sono i secondi, ecco, che non vanno. Beh, insomma, è comunque tutto pronto, eccoci, per ripartire. Eccolo qui, Scoccato. Silva prova la conclusione, ancora alta, la pallina si è alzata troppo. Rivediamo il replay. È stato bello il confronto davanti alla porta tra Piccoli e Riba, che sì, se le sono praticamente un po' suonate, si sono spinti e rispinti e hanno fatto muro davanti alla porta di fatto. Intanto arriva un'altra conclusione di Bassano deviata da Bielsa, che va a recuperare la pallina. Bielsa sicuramente l'uomo del momento in casa Monza. Intanto qui Galimberti prova a divincolarsi dall'avversario, Piccoli. Piccoli non trova Bielsa, trova invece Galimberti. Piccoli che nello scorso incontro casalingo finalmente si è sbloccato, sì, con una rete importantissima, la rete, possiamo dire, la rete della vittoria, poi alla fine che valsa. Intanto ancora Bassano all'attacco, è partito molto forte la squadra veneta. Galbas, scambio, sempre il numero 55 che si avvicina alla porta, torna indietro, conclusione, arriva un bellissimo gol di Riba praticamente da metà campo, che ha colto un po' impreparato forse Velasquez, infatti si sta confrontando con i suoi compagni di squadra. Non so, Carlo, ecco, rivediamo il replay, se è un problema di mancata pressione del Monza o comunque una disattenzione del portiere. Hanno lasciato un cannocchiale incredibile aperto e Non ci voleva questa partenza comunque in salita, ma meritata per Bassano, perché di fatto era già la seconda o la terza volta che si faceva pericoloso dalle parti di Velasquez. E ancora Bassano qui che riparte con Silva. Infatti credo che conciliabolo davanti alla porta con il buon Juan Velasquez sia stato proprio per capire il varco che era stato lasciato da oltre metà campo. Tanto Galimberti, un assolo di Galimberti che però trova il portiere avversario.
qui però perde il possesso e rischia tantissimo ancora Team Service Car. Un momento sicuramente non felice per l'HRC, perché si sta lasciando sorprendere molto dalle folate in attacco dei giallorossi veneti, ma soprattutto ha preso un gol evitabilissimo vista anche la distanza. Sono stati tolti proprio in uno specchio di luce non controllato. Sì, del resto Bassano anche in fase difensiva si sta dimostrando molto aggressivo su ogni pallina, non lascia molto giocare Monza, ecco, in questo senso Bassano. Ci prova adesso Bielsa a rimettere un po' di ordine, Zucchetti. Bielsa, bella pallina per Piccoli, è bravo però a leggere tutto Riba, che può ripartire. Riba fa tutto da solo, intanto la pallina rimane lì, ma viene segnalato un fallo da parte del direttore di gara. Riba Silva, una coppia assolutamente da tenere sotto controllo, così come anche Galbas. Insomma, una squadra, come dicevamo nel nostro prologo, una squadra da prendere con le pinze, perché hanno giocatori di altissima qualità. Potrà ripartire Monza con Piccoli. Primi 5 minuti di gioco con un Team Service Car assolutamente in difficoltà, ha chiuso pochissimo, è stato fino adesso sovrastato dalle manovre venete e soprattutto ha preso una rete che comunque potrebbe anche incidere, sicuramente ha inciso anche un po' sul morale. Sì, sicuramente. Ancora Bassano, Riba, qui dribbla tutti, numero 58, recupera però la pallina Monza, Zucchetti atterrato, arriva la segnalazione, ma anche un time out, time out chiamato da Ivan Jacquiers, che sicuramente cercherà, Carlo, di rimettere un po' di ordine in questi primi 5 minuti in cui davvero Bassano ha messo sotto Monza e sì, francamente non era ancora accaduto qui in casa una partenza così a tinte avversarie. Bassano è partito veramente a testa bassa, dando subito la sensazione di avere le carte giuste da giocarsi stasera. È una squadra che ha potenziale tecnico di rilievo, lo vediamo, lo sappiamo, e questo sicuramente è un ostacolo per i giovani, i nostri ragazzi che si trovano davanti all'esperienza di questa formazione allenata da Bertolucci. Intanto le due tifoserie stavano notando, si stanno scambiando messaggi d'amore, messaggi d'amore, diciamo. Sì. Complimenti, si stanno complimentando vicendevolmente, sono, come dire, cose che non ci piace vedere. Ironizziamo, ma ci sarebbe, come dire, da biasimare un po' alcuni comportamenti, quello sicuramente, però vabbè, insomma, a parte del gioco, finché si gioca e si sorride va bene. Può ripartire Monza da una posizione interessante, qui calcio di punizione, Piccoli cerca subito Uva, che è entrato nel frattempo. Piccoli, qui arriva la segnalazione dell'arbitro, consegna il possesso a Bassano, che potrà ripartire e lo fa in questo momento dalla sinistra. Attenzione qui, sempre con il solito Galbas, qui 2 contro 1, alla meglio Uva, che può ripartire. Uva protegge bene la pallina e serve anche Zucchetti. Uva,
Bielsa, Zucchetti, Bielsa. Credo che questa sia la prima fase di vero possesso da parte del Monza. Vediamo se riesce, e finalmente arriva anche la sfera davanti alla porta di Verona. Silva, qui Riba, ancora Silva, qui sbaglia Silva e coglie l'occasione Zucchetti, che arriva alla conclusione, bella respinta del portiere avversario. Ci ha provato ancora Zucchetti con tiri da lontano, che è una delle sue specialità. Arriva la segnalazione dell'arbitro, c'è stato un contrasto, Zucchetti scuccato. Parte Galbas, Riba, Silva, ancora Riba, scambio tra i due, Silva, scoccato, conclusione, questa volta Velasquez c'è, ma attenzione, la pallina rimane lì pericolosissima, in qualche modo Monza si salva e può ripartire. Qui a Zucchetti, si può girare, atterrato Zucchetti, e arriva la segnalazione, sarà tiro di rigore presumibilmente, no, non è tiro di rigore, è proprio al limite dell'area, considerato, mi sembrava quasi in area, andiamo a rivedere il replay. Beh, era lì. Però l'arbitro ha considerato che il fallo è partito prima. E allora, niente da fare, si riparte con il possesso Monza, con Uva che si guadagna il possesso. Subito Piccoli, Zucchetti. Bielsa, gestito male qui il possesso Monza, e può ripartire allora con tutta la calma del mondo Bassano, lo fa con il solito Galbas che è un po' ovunque in campo questo inizio di partita. Silva, conclusione, respinta. Conclusione, era nello specchio, bravo e attento Velasquez, perché gliela proprio messa nell'angolino praticamente. Piccoli. Vedo un Monza ancora in difficoltà, non ha trovato ancora la metrica giusta. Attenzione qui, bella chiusura di Zucchetti. Importante non perdere la concentrazione dopo un inizio sicuramente difficoltoso, ma ottimo davvero questo Bassano, che stiamo vedendo in manovre sempre molto molto efficaci. Intanto arriva una sostituzione, entra Pozzato, e anche eccolo Tamborindeghi, l'ex di giornata in maglia 18. Galbas, Silva, Pozzato, eccolo Tamborindeghi, Galbas, c'è Uva,
sbaglia qui Tamborindeghi, recupera Uva, Zucchetti, Zucchetti, Piccoli, qui Bielsa, prova a inventarsi qualcosa, Bielsa, forse un po' trattenuto, Uva, Zucchetti qui sbaglia e chiede forse anche il cambio al mister, infatti si prepara Galimberti, attenzione di là, però ancora pericolosissimo, si sposta la porta addirittura. Zucchetti. Niente, Carlo, il Monza non riesce a ripartire dal basso come stavo guardando, stavo osservando la porta che si era spostata, sì, e se veniva rimessa a posto, gli arbitri non so cosa abbiano indicato, però poi Kaku l'ha rimessa in linea. Intanto è entrato anche Barbieri che va alla conclusione in questo momento. Sì, un Monza diciamo abbastanza in affanno, abbastanza, sì, in affanno. Bravo Piccoli a liberarsi, subisce anche fallo, non riesce ancora a trovare gli spazi, non riesce ad avere un costante possesso palla, adesso si approfitta di questo time out. Intanto vediamo inquadrata qui la panchina ospite, qualche replay dei minuti appena trascorsi. Dove, a parte la conclusione di Zucchetti dalla distanza, il Monza ha fatto ben poche cose in questa prima metà di tempo. Zucchetti è uscito, è entrato Galimberti come era previsto, sì, capitan Zucchetti Galimberti aveva chiamato il cambio dopo quella pallina persa, ha dato quasi la sensazione di aver preso un colpo al polso giù di lì, insomma quantomeno di avere qualche difficoltà al polso. Qui atterrato Galimberti ma non c'è nulla, può ripartire Bassano con Barbieri sulla destra, attenzione Pozzato, Galbas, bravissimo Galbas, arriva però il fischio e meno male direi, anche perché Piccoli si riparte, anche qui Carlo il Monza perde subito possesso, le azioni non riescono a ad arrivare davanti alla porta di Verona, credo che ci siamo arrivati in azione manovrata forse due volte se non tre al massimo, con molta difficoltà, a parte appunto il tiro di Zucchetti, diagonale di Zucchetti, quindi un Monza oggi in difficoltà, merito chiaramente dell'avversario, avversario ostico ma lo si sapeva, preparatissimo, di grande qualità tecnica e di grande spessore anche dal punto di vista dell'esperienza dei giocatori. Pozzato, Tamborindeghi, eccolo qui, Barbieri, bellissimo scambio qui di Bassano, bravissimo però Velázquez, ma che azione qui, è stata una doppia triangolazione di quelle davvero pregevoli,
con il buon Kakuk è riuscito in qualche modo a controllare la situazione. Marzonetto intanto neo entrato in casa Monza per cercare di dare un po' più di imprevedibilità agli attacchi brianzoli, qui malinteso con Piccoli. A proposito di imprevedibilità, è stato imprevedibile, esatto. non l'ha vista, diciamo. Non si sono capiti. Intanto qui altra conclusione che si è alzata un po' troppo forse. E viene chiamato un altro time out ancora una volta da Ivan Jacquiers. A 10:56 dal termine della prima frazione di gioco. Frazione di gioco davvero in affanno per l'HRC e tutto sommato va ancora bene la rete, l'unica rete presa fino a questo momento con un tiro dalla distanza che ha colto davvero impreparata un po' tutta la retroguardia. È chiaro anche che bisogna dare i meriti a Bassano, da vedere se riuscirà a reggere insomma questi ritmi molto alti sia, ripetiamo, in fase offensiva che in fase difensiva, che sta mantenendo in questi primi minuti. Insomma, la partita poi è lunga. Sì, sono d'accordo Federico, in effetti il mio modo di vedere, vista questa partenza difficile, ci sta di tentare di limitare i danni in questa prima frazione di gioco, cercando di non lasciare soverchi spazi ai giallorossi e quindi controllare la situazione, che spesso ci sfugge un attimino di mano come HRC. Ma tanti complimenti al Bassano per questo inizio. È pronto Barbieri alla ribattuta. Pozzato sulla destra, bravo Galimberti a recuperare. Zucchetti. Zucchetti si avvicina e tira. Verona, e poi Bielsa non prende la pallina. Tamburindeghi, scambio con Barbieri, la pallina rimane lì, arriva per la segnalazione dell'arbitro. Rivediamola. Sempre azione molto molto veloce, e questa velocità nelle ripartenze ci mette in grande difficoltà. Marzonetto, può ripartire Monza, attenzione Bielsa, buona occasione, alza per Zucchetti, che però la non più c'entra grossa, la porta. La più grossa occasione da rete del Team Service Car di questa sera, che arriva a circa 10 minuti dalla fine del primo tempo. Combinazione Bielsa Zucchetti, Zucchetti che la alza di poco sopra la traversa della porta difesa da Verona. È pronto Bielsa, scambio con Zucchetti. Galimberti, bravo qui Galimberti a liberarsi dell'avversario, non trova però il compagno. Allora Barbieri di là, fase velocissima di partita, bravo Marzonetto a rientrare in difesa e può ripartire il numero 66. Scambio, no, ma mantiene il possesso Marzonetto. Che sbaglia, eccolo l'errore di Marzonetto. Ha cercato una sponda, sì, con Bielsa, ma ha battuto male. Galbas, Barbieri. Ancora Galbas, scambio. Attenzione in mezzo, ancora rischio Monza. Arrivano applausi per Velasquez. Qui ci ha messo la più classica delle pezze. E incomincia, a furia di pezze, comincia a essere un patchwork quello di Kaku Velasquez stasera, che ne ha già prese 3 o 4 dopo la partenza, devo dire un po', sì, diciamo che è un po' un concorso di colpe. La prima rete, comunque far tirare
giocatore da metà campo, probabilmente non se l'aspettava neanche, no? Quel tiro. È stato veramente lasciato un varco incredibile, c'era proprio un cannocchiale che è stato preso e centrato nel migliore dei modi. Altra conclusione dalla distanza, si riparte subito, è anche qui troppa fretta per Monza, che di fatto riconsegna la pallina agli avversari. Qui forse arriva un fallo, no, non c'è nulla. Fase confusa di partita, 8 e 22 al termine. Si va anche molto sul fisico alla balaustra, ma l'hockey è fatto anche di grande fisicità, lo sappiamo, soprattutto quando ci sono giocatori di una certa prestanza fisica, in questo caso come Zucchetti. Qui bravo Marzonetto a recuperare e a servire Bielsa, che sbaglia però e non mantiene il possesso. Anche Bielsa oggi è partito un po' a rilento rispetto a quello a cui siamo stati abituati. Qui si aspettava il supporto di un compagno che non c'era nel raddoppio alle sue spalle. Conclusione. Ancora Cacu. Bravo qui Barbieri a trovare Tamborindeghi, ma altrettanto bravo Marzonetto, però non a mantenere il possesso, poi subisce fallo. Rientra Piccoli, esce Bielsa, come dicevamo un pochino sottotono stasera, non ha trovato ancora la misura giusta per le sue azioni. Sì, diciamo che è una notizia che non abbia ancora segnato Bielsa, soprattutto in casa, lo ricordiamo, capocannoniere per questo Monza. Ma soprattutto sta faticando a trovare quelle che sono le metriche giuste nelle ripartenze. Intanto segnaliamo che Bassano si trova già a 6 falli, questo è sicuramente un dato da tenere sott'occhio, che potrà chissà favorire nel corso della partita Monza, che però deve prima di tutto pensare a segnare e rimettere in sesto questa partita. Arriva la segnalazione, Pozzato, Barbieri, Silva, Barbieri, salta Marzonetto, Barbieri, pericolosissima conclusione, si salva ancora Monza, però veramente sul filo del rasoio, viste queste ultime occasioni Bassano si meriterebbe forse anche il raddoppio. Continua la difficoltà del Monza a contenere il possesso palla, il giro palla velocissimo, rapido, adesso c'è stato Piccoli che è riuscito. Bravo Piccoli a prendere finalmente una sfera. Piccoli si era involato verso la porta, ottima uscita però di Verona. Qui cade Silva, c'è time out però chiamato a questa volta, 6 e 11 dal termine del primo tempo. Rivediamo qui una delle ultime occasioni, ecco, forse ha preso anche il palo, sai, Silva, nell'occasione precedente, veramente Bassano a un passo dal raddoppio. Inquadrato qui Bertolucci con i suoi. Prenderà a breve Monza 0, Bassano 1, 6 e 11.
alla fine del primo tempo. Sono saliti i falli del Monza a 3, 6 a 3 e lo score dei falli. Parte Bassano, scoccato Barbieri, attenzione a Riba, è bravo Zucchetti di esperienza a rubargli il possesso e poi ripartire Piccoli, numero 9, Piccoli. Sicuramente un Piccoli più in fiducia dopo il gol nell'ultima casalinga, forse uno dei più positivi di questo primo tempo, lo ripetiamo un po' sottotono, di Monza. Vediamo se Bielsa riesce finalmente a prendere le misure del suo gioco fino a Monza. Eccolo Bielsa, incredibile, non è arrivata la rete. A un passo Monza dal pareggio e poi dall'altra parte grandissimo intervento di Velasquez. Attenzione, Uva, Bielsa, ancora Bielsa è fuori. Momento buono per il Monza che ha trovato la strada della porta finalmente. Ancora un tiro, Zucchetti. Attenzione Piccoli. Fase molto accesa di partita, riparte Silva, due volte, non va. Si è infiammata la gara in questo frangente, è diventata una gara molto più rapida, molto più veloce, anche grazie al fatto che il Monza pare aver preso più confidenza. Sì, non ho ancora capito come quella pallina di Bielsa non sia entrata. Dovrei rivedere un po' la dinamica perché è davvero andato a un passo. Avevamo appena finito di dire che doveva trovare le sue misure, le ha trovate proprio bene in quell'attimo. Cambio, fuori Zucchetti, dentro Galimberti, casa Monza. E forse c'era anche un fallo. I falli salgono a 8. 8 a 3 per il Bassano i falli. Questa è sicuramente una buona notizia per il Monza. Attenzione, conclusione di Galimberti che viene respinta ed esce dal campo. Quattro minuti circa al termine del primo tempo, risultato che premia ancora il Bassano. Qui perde palla Galimberti e arriva il raddoppio. Silva, Bassano 2, Monza 0. È rimasta la pallina proprio lì davanti dopo la ribattuta. Lo rivediamo, pallina persa di Galimberti. Poi la pallina è capitata in qualche modo a Silva che giustamente con lo specchio praticamente libero. Esatto. Adesso si fa un attimino più pesante la situazione per questo Monza che stasera sta vivendo un momento di difficoltà contro una formazione che sapevamo, come abbiamo più volte detto, essere assolutamente sul pezzo. Nonostante la sconfitta nell'ultima gara. Bielsa. Bielsa prova a fare tutto lui. E forse esagera però. Scuccato Galbas.
parte Monza, Galimberti, Piccoli, scambio tra i due, ancora Galimberti. Sbaglia Uva. Riba, finta, atterrato da Piccoli. Arriva la segnalazione. 2:40 al termine. Punizione da buona posizione per Bassano. Al basso conclusione Velasquez risponde presente, attenzione subito di là, Bielsa non controlla bene e perde il possesso. Attenzione ancora Bassano, un passo dal 3-0. Molte difficoltà nel controllo da parte dei monzesi questa sera, qualche errore di troppo, qualche incertezza, qualche affanno, e così si arriva, come dire, a sottolineare quello che è il risultato, che poteva addirittura essere, con l'ultima azione, essere di 3-0 per il Bassano. Riba, Galbas, Silva. Silva ancora, Galbas, conclusione da lontano, 1:19 al termine, Bielsa. Bielsa, attenzione, si apre uno spazio, Piccoli, Marzonetto, rimane lì la pallina, Bielsa attraversa, incredibile, sfortunato qui il Monza. Sì, in questo caso Monza veramente sfortunato, azione pregevole, rapida, buoni passaggi in questo caso. Marzonetto recupera. 30 secondi dal termine ormai del primo tempo. Piccoli, Piccoli atterrato. Atterrato Piccoli. No, segnalazione dell'arbitro, ma a favore di Bassano, che riparte subito. Attenzione, bravo Marzonetto. Non è finita. Silva, 17 secondi al termine. Silva. Galbas, arriva il fischio, Marzonetto a terra, insomma è successo davvero finale, di tutto. Un finale di tempo assolutamente incandescente. Vediamo se magari abbiamo il replay di quest'ultima azione, dove è entrato in scena anche il pubblico. Eccolo. Arriva una gomitata qui di Riba. Gomitata, una brutta, attenzione. brutta azione, davvero gomitata. Proprio piena del numero 4 in faccia a Valentino Marzonetto. Proprio in maglia 66. Ora se ci fosse il VAR calcistico, partirebbe un bel rosso, come si suol dire. Si conclude così il primo tempo, Monza 0, Bassano 2, 8-4 infatti. Sì, Carlo, ecco, intanto c'è Ivan Jacques che va a parlare con l'arbitro. Venendo alla partita, Carlo, è un risultato comunque meritato per Bassano. Monza, c'è anche da dire, nella parte finale
si è fatta viva più che sì, inizio partita. Negli ultimi minuti abbiamo visto un Monza come dire risuscitare un po' dopo sì. un avvio veramente difficoltoso. Si è animata la gara, la contesa ha coinvolto un po' anche il pubblico che si è scaldato, c'è stata qualche azione un po' discutibile con il finale di questo fallo, di questo brutto fallo tra l'altro, questa gomitata su Marzonetto. Speriamo nel tè dello spogliatoio, nel tè caldo e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
E allora rieccoci, siamo pronti per ripartire con questi altri 25 minuti. È successo un po' di tutto, l'abbiamo raccontato in questo primo tempo. Sì, un finale diciamo effervescente, sì, forse anche esatto. Di più. Poi il risultato insomma è quello che conta e Monza si trova sotto di ben due reti al termine dei primi 25 minuti, quindi insomma dovrà cercare di perlomeno pareggiare queste due reti, insomma, per mantenere e la stabilità, l'imbattibilità in casa e ovviamente per cercare di non perdere lo stesso Bassano in classifica. Si riparte intanto subito con una pallina persa di Monza e una bella respinta già di Velázquez. Sì, c'è un diciamo una confidiamo nell'aumento dei falli del Bassano, perché sono già 8. Quindi questo ci potrebbe portare ad avere un piccolo vantaggio da sfruttare, chiaramente, perché poi non è così semplice. Però la partenza e soprattutto gran parte del primo tempo monzese non sono stati all'altezza di altre gare. Complice un avversario davvero difficile, ostico, con tanta qualità, tanta esperienza da mettere in pista, e lo sta dimostrando non solo con il vantaggio delle due reti ma anche con le tante possibilità che ha avuto, addirittura di fare un bottino, di mettere in carniere un bottino maggiore. Riparte Monza. Zucchetti, arriva la segnalazione, 10 secondi. È chiaro che il Monza dovrà puntare anche sui falli ospiti, lo ricordiamo anche per i non esperti che dopo il decimo fallo la squadra avversaria ottiene un tiro diretto, quindi un'occasione sicuramente molto importante. Qui ci prova ancora Bassano, respinta di Velázquez. Bisogna provare e riprovare a trovare la strada della rete. Qui c'è un diagonale, buono tentativo di Bielsa con Ivan Jacquers che applaude. Attenzione, trattenuta su Uva che viene atterrato, e questa volta arriva la segnalazione del direttore di gara. Bravo Uva qui a smarcarsi, lo rivediamo, a smarcarsi prima di tutto, trattenuta iniziale, poi atterrato dal portiere avversario Verona. E allora avevamo chiamato il tiro di rigore che non arriva grazie al decimo fallo ma grazie a un fallo normale. E allora Bielsa contro Verona, qui non bisogna sbagliare, no, se si vuole in qualche modo ritornare in partita. Un'occasione ghiottissima questa. Bielsa. Il tiro parato. Ancora non è finita. Niente. È partita anche la stecca avversaria. Niente da fare. Si rimane sullo 0-2. Bassano. Bielsa stasera non trova la strada giusta neanche sul rigore. Riba, attenzione, rimane lì, pericolo sventato. Bielsa, niente da fare. Silva, bravo Uva ancora, oggi sicuramente molto bene Uva. Galimberti prova un diagonale molto difficile che alla fine arriva in qualche modo a Bielsa. Galimberti, conclusione addirittura sul casco del portiere. Bella davvero questa conclusione dalla distanza di Capitan Galimberti.
che ha fatto un po' il paio con la prima azione a rete del Bassano, tra l'altro poi la distanza era più o meno la stessa. Attenzione qui ancora a Bassano, esterno della rete, Uva. Riparte Monza. La gara Bielsa sembra più vivace, con un Monza più propenso a guardare verso lo specchio della porta avversaria. Anche perché un Monza che non ha più nulla da perdere, insomma, si trova sotto 2-0. Credo che il tè servito da Jacquiers nello spogliatoio sia stato un tè, diciamo, con qualche sapore amaro. Guardate, attenzione però qui a Bassano, bravo Piccoli che recupera, e attenzione perché è una buona occasione per Uva. Ancora Verona che chiude lo specchio, bravo Piccoli, ancora Verona, e poi la pallina entra in rete, Giulio Piccoli a 20 e 28 dalla fine della gara. Finalmente si dimezza il divario con il Bassano grazie a questo batti e ribatti. Lo rivediamo con Uva, bravissimo Uva a servire Piccoli, che sulla seconda respinta finalmente insacca Verona, che ne aveva già respinte 3 o 4, quindi insomma, e il Monza l'ha meritato questo gol, e adesso si riapre tutto, Carlo. Eh sì, adesso si riapre tutto anche in funzione dei falli che se mai dovessero salire a quota 10. Peccato per l'occasione del rigore sbagliato da un Bielsa oggi non all'altezza di altre gare che abbiamo visto qui al Pala Romagnati. Sempre giocatore importante, lo diciamo assolutamente, noi ci aspettiamo sempre da Francisco il massimo. Questa certo. Sera è un attimino più dimesso rispetto ad altre partite. Tamborindeghi, riparte subito Bassano. Galbas. Jacquiers dà la carica ai suoi. Tamborindeghi. Pozzato. È comunque cambiato un po' anche l'atteggiamento di Bassano, probabilmente visti gli 8 falli non è più insomma quella squadra aggressiva che avevamo descritto nel primo tempo. Sì, è cambiato un po' l'atteggiamento, direi soprattutto del Monza, che è sceso in pista con una verve maggiore, ha tirato a rete subito dalla distanza, ha cercato la profondità e anche la capacità, diciamo, di sbrigare un attimino di più la matassa in questi primi 6 minuti di gioco. Sicuramente è stata migliore rispetto all'inizio della gara. Arriva intanto una conclusione da lontano di Bassano. Piccoli perde possesso. Pozzato, Tamborindeghi, bravo Velasquez che può far ripartire anche i suoi compagni, no, perché c'è un ottimo Galbas, tanto chiamato il time out da parte di Monza, bravo Marzonetto. Che va sull'angolo. Zucchetti. Riparte, attenzione qui ancora Bassano.
Lucchetti scivola. E ci sarà il time out. Aveva recuperato la pallina Zucchetti. E c'è un blu. Arriva il cartellino blu. C'è stato un pugno, insomma, da parte dell'avversario. Questa volta andiamo a rivederlo, forse, se ce l'abbiamo. Blu per Pozzato. Sì. L'ha agganciato. Da questa angolazione non si vede benissimo, però c'è stato. L'ha agganciato con agganciato e trascinato. Tenendo conto che è anche il secondo di partita, insomma, direi che questo cartellino blu è sacrosanto. E adesso si fa bella. Sì, la partita diventa sicuramente più interessante in questa fase, anche perché le due squadre si stanno muovendo bene e soprattutto è salito l'agonismo, direi. Decisamente. Vediamo intanto il time out di Jacquiers. Sale il tifo. E allora sarà power play per Monza. Sicuramente da sfruttare. Vediamo se riusciamo a sfruttare davvero, caro Federico, un'occasione anche ghiotta dopo il rigore sbagliato da Bielsa. Opportunità da portare Galimberti contro Verona. Parte Galimberti, il capitano che si inginocchia davanti ai propri tifosi e la pareggia, i 2-2. Eh sì, il secondo tempo del Monza non ha nulla a che vedere con la prima frazione di gioco. È entrato in campo con gli attributi giusti. Davvero bella la segnatura con il replay, meraviglioso. Tiro secco alla destra di Verona. Bravissimo. E parte il coro, c'è solo un capitano ovviamente rivolto al numero 7 Galimberti. Qui è stato davvero bravissimo perché ha superato l'ansia di battere un tiro appunto delicatissimo, soprattutto in un momento altrettanto delicato della gara. Attenzione qui a Tambori Indeghi. Lotta la balaustra, direi senza esclusione di colpi. Intervengono gli arbitri. Bassano può ripartire. Davvero ottima la reazione dell'HRC in questi primi 7 minuti di gara del secondo tempo. Marzonetto. Il quale ricordiamo il colpo preso proprio mentre la sirena, poco prima che la sirena suonasse, anche lì non abbiamo capito esattamente che cosa è successo, però il fallo c'era di sicuro perché si è beccata una gomitata. Barbieri. C'è una reazione del Bassano adesso.
Arriva il fischio dell'arbitro. Bassano batte la punizione con Silva. C'è un po' di manfrina prima di battere la punizione. Parte ora Tamborindeghi, respinta di Velasquez, bravo. Sì, in queste occasioni bisogna essere capaci di più a tenere palla, non perderla come abbiamo fatto in questa occasione, punto. Perché poi sulle ripartenze il Bassano mette in mostra tutte le sue qualità. Galimberti può ripartire, intanto c'è un guanto a terra. E infatti il gioco viene giustamente fermato. E arriva anche il cambio. Galimberti, Zucchetti. E anche Marzonetto, Uva. Cambi classici per Ivan Jacquiers. Per dare un po' di respiro, per trovare sempre nuove trame. Barbieri. Pressa il Bassano. Infusione ancora Velasquez. Barbieri, attenzione, rimane lì la pallina, bravo due volte Velasquez anche sull'ex Tamborindeghi e si va subito di là, ma Bielsa non c'è. Anche stasera si sta guadagnando la sua amichetta, come diciamo di solito, no? Non solo l'amichetta che è il classico panino milanese, ma anche l'imbottitura, quindi il companatico. Fallo qui di Zucchetti su Galbas. E arriva anche il cartellino blu. Cartellino blu per Zucchetti. E il Bassano adesso si trova nella condizione favorevole. Sarà Riba contro Velasquez. Battere un tiro diretto. Bassano che batte un tiro diretto per il fallo della conseguente ammonizione di Zucchetti. No, forse un'ingenuità un po' di Zucchetti che a causa che prende posizione. Parte Riba, tiro, gol! Il Bassano passa di nuovo in vantaggio con la rete del numero 4 Riba. Andiamolo a rivedere. Si riunisce Team Service Car sulla propria porta per cercare di rimettere in sesto questa partita che aveva, era riuscito a rimontare le ben due reti di distacco. Reazione all'inizio del primo tempo, adesso il Bassano ha ritrovato la via della rete grazie a questo tiro diretto causato dall'ammonizione dal blu a Zucchetti.
Galbas, Galbas ancora alto. Uva, Galimberti, Piccoli. Palla torna a Piccoli, Uva scambio ancora con Piccoli, bello per Bielsa, niente da fare. Metà del secondo tempo ormai sta scivolando via. Dopo la rimonta il Bassano è ritornato in vantaggio. Adesso credo che anche psicologicamente Monza deve superare questo momento di gap. Barbieri. Tambori indegni. Galbas. Ottimo recupero di Bielsa. Uva, attenzione, atterrato Uva, non c'è nulla. Adesso il Bassano gestisce un po' i possessi, rimane, ricordiamo, sempre a 8 falli. Sì, si è un po' fermato dopo il primo tempo nel quale ne aveva spesi tantissimi. Sempre questo possesso palla che porta poi al tiro. Caricato alla battuta. Galimberti. Zucchetti. Zucchetti va nell'angolo e si torna indietro da Uva. È uno scarico. Arriva il fischio. Uno scarico pensato proprio probabilmente per trovare il compagno al centro del campo, ma in realtà non c'era. 11:55 al termine, risultato 3-2 per gli ospiti del Bassano, falli che rimangono sempre 8-5 per i veneti. Pubblico che non molla. Vediamo inquadrati i Bagai e i Lobos. 11 dunque 55 al termine, c'è comunque tutto il tempo per insomma rimetterla, diciamo, in sesto. Che il secondo tempo è sicuramente più vivace del primo, sì. Anche se il finale del primo tempo è stato effervescente, come abbiamo sottolineato, con un batti e ribatti e con qualche anche azione dubbia. Sì, parziale di questo secondo tempo è 2-1 per il Monza, è chiaro che poi il totale è 3-2 per Bassano. Un Bassano che può confidare sulle prestazioni di Riba, di Galbas, di Scuccato, quindi siamo a livelli sicuramente d'eccellenza. Qui sbaglia Galimberti. Scoccato.
Barbieri, tamburo in Deghi. Barbieri ancora, la alza, bravo Velasquez, poi Marzonetto. Qui la penetrazione del Bassano è stata davvero pregevole con Barbieri che l'ha alzata. Zucchetti, niente. Si sta andando verso gli ultimi 10 minuti di gioco. Silva. Barbieri per tamburo in Deghi. Conclusione. Rimane possesso Bassano. Sì, in questa fase il Bassano sta tenendo le redini del gioco. Dopo la terza rete. Niente. Non si recupera palla ma la perde subito. È quasi sempre appunto il possesso giallo rosso. Piccoli, Zucchetti, conclusione a lato. Parte Bassano con l'ex tamburo in Deghi. Entra Riba. Galbas. Tamburo in Deghi. Troppo possesso palla di Bassano. Palese ancora qualche difficoltà. Tamburo in Deghi, bella respinta di Velasquez. Si riparte. Caro Federico, quasi mi accontenterei della maledizione del 3-3. Sappiamo bene che è un risultato molto caro a questo campo in questa stagione. Galimberti. 8 e 35 al termine. Sono un po' calati i ritmi questi ultimi due minuti. Rimane però il grande possesso palla dei giallorossi. Pozzato. Spezzato raramente in questa fase dai monzesi. Possesso palla del Bassano. Si nota la balaustra. Time out intanto chiamato da HRC Monza, sarà pronto poi forse entrare Bielsa per questi ultimi 8 minuti. Rivediamo gli ultimi highlights. Sicuramente da rendere merito a Bassano il fatto di non aver commesso falli. Sì, si sono bloccati dopo un primo tempo. È cambiato un po' l'atteggiamento, senz'altro la rete è arrivata da un tiro di rigore, però insomma, il risultato parla chiaro. Con un Monza che ha sbagliato con Bielsa, un'opportunità. Sì, oggi ecco sicuramente. Speriamo poi ci possa smentire in questi 8 minuti, forse il grande assente di serata proprio Francisco Bielsa, che al di là che non abbia segnato ha sbagliato anche qualche scelta importante, diciamo così. Al contrario sono emersi i piccoli, Uva oggi molto bene. Beh, il portiere ha fatto certamente come al solito. Come al solito, ormai è una sicurezza il
piccolo grande Caco, ancora molto meno impegnato Verona sicuramente. Galbas Pozzato, Riba, attenzione, ancora Velázquez. Bielsa, forte teso per Marzonetto, Marzonetto la alza ma non la schiaccia. Ritorna il possesso palla del Bassano, fa girare sempre molto bene con i suoi. Scorrono i secondi, intanto entriamo negli ultimi 7 minuti. Pozzato può provare la conclusione, arriva adesso Velázquez, ma è ancora Bassano. Fallo di Marzonetto. Parte Bassano. Niente, Monza non riesce a ripartire. Attenzione qua Silva, buona occasione ancora Velázquez. Ma è sempre il Bassano padrone della pista e padrone della sfera. 6 al termine. Davvero un finale in difficoltà per il Monza, che non riesce a trovare l'azione giusta per ripartire, non riesce neanche a far possesso palla. Vediamo, parte adesso Uva che la alza e si va fuori di pochissimo. Questo tiro di Uva che è stato molto bravo. Diversi minuti senza possesso palla, finalmente un momento in cui, tanto in panchina, è stato bello vedere la carica di Jacquier, Zucchetti e Galimberti che entreranno a breve. Intanto qua Bielsa, sbaglia ancora Bielsa. Bravo Velázquez, che tiene in piedi questo Monza. Pozzato. Gli assalti di Galbas, Riva, Silva continuano imperterriti. Qui non c'è fallo. Arriva adesso la segnalazione a favore di Monza. 4:48 al termine. I falli ormai si stanno pareggiando quasi, sono 8 a 7, anzi 9 in questo momento per Bassano. Si riapre la possibilità del tiro indiretto. Zucchetti. Bielsa. Bielsa si guadagna il possesso. Si cambia l'angolo. Dobbiamo
dobbiamo tentare tutto per tutto se si vuole riportare in parità questa gara che negli ultimi minuti. Bielsa ancora alto. È stata difficile, davvero difficile per il monzese. Silva ci prova Bassano ancora. 3:55 al termine. Atterrato da Galimberti qui. Giocatore ospite. E arriva un altro cartellino blu che non ci voleva. Andiamo a rivedere. Probabilmente, ma non così, non mi è parso così evidente, onestamente. Diciamo che è un cartellino che potrebbe chiudere la partita, perché adesso vediamo Riva come si comporterà davanti a Velázquez. Parte, pronto a partire Riba. Riba. C'è qualcosa che non va. Parte Riba che porta sul 2-4 il Bassano a 3:53 dal termine, Carlo. E qui la vedo scura. Molto, ormai, molto scura. Ormai mi pare in 3:53 solo un miracolo potrebbe cambiare le sorti di questa gara. Tanto, è stata fino ad oggi la più difficile giocata dalla Chiesa. Senz'altro, intanto Bassano si è portato a 9 falli nel frattempo, però rischia quasi di non servire. Ci prova Zucchetti adesso. Monza comunque non si dà giustamente per vinto. Zucchetti, ma devo dire anche la prestazione di Marzonetto non è stata al livello di altre gare giocate qui in casa al Pala Rovagnati. Un tentativo di Bielsa che mantiene palla. Zucchetti, attenzione Marzonetto, male. Niente, ancora male qui. Ancora. Non è la serata sicuramente del Pinti. Time out, probabilmente uno degli ultimi di partita. 3:13 al termine, risultato di 4-2, 9-7 i falli per il Bassano, ma questo finale rischia di essere abbastanza difficile, se non impossibile, per il team service car Monza. Vediamo inquadrato intanto il time out bianco rosso azzurro. Ultime indicazioni di mister Jacquiers a tentare di risollevare un risultato veramente in salita. Thank you.
Diciamo che siamo agli ultimi tentativi, però sì. È sempre il Bassano in avanti. Eccolo ancora qui il possesso avversario. Uva e Marzonetto ripartono i due piccoletti di Monza. Marzonetto, piccoli, mezzo, niente da fare. ...2.37 al termine, il giro palla è sempre del Bassano, in una fase dove il Monza probabilmente ha perso anche un po' di lucidità. Riba, alto. Bisogna provare ancora fino all'ultimo. Piccoli ci prova e arriva il fischio sfavore di Monza, addirittura contro. Cioè, non si è capito bene per che cosa, infatti Bielsa chiede spiegazioni, ma questa è la decisione dell'arbitro. Gara che volge al termine, 1.52 sul cronometro. Attenzione, prova a fare tutto da solo numero 55, riparte Monza. 1.39 al termine, Uva si avvicina, Uva, niente da fare. Piccoli. La alza per Marzonetto. Bielsa per Uva. Peccato ancora. Ci prova Piccoli dalla distanza, ma la porta è lontana. Qua Silva atterrato, segnalazione dell'arbitro e arriva anche il cartellino blu per Caco Velasquez. Un finale diciamo pure non piacevole, anche per il Caco che ha fatto una gran partita, ne ha prese davvero tante. Il risultato che poteva essere ancora più pesante se non ci fossero state molte parate. Tanto in panchina vediamo un Ivan Jacquers arrabbiatissimo, come mai l'avevamo visto fino a questo momento, dovuto probabilmente a un finale che non si aspettava nemmeno lui. Entra Borgonovo a contrastare questo tiro di rigore. Tiro di rigore di Galbas, se non vedo male. Sì. Un finale direi a tinte scure per l'HRC. Fuori anche Marzonetto. Ivan Jacquier, nero pure lui. Il tiro fuori, non è finita la respinta di Borgonovo. Bravo Borgonovo che si è fatto trovare preparato a questo ingresso in campo. Ci prova Uva, non va. 30 secondi al termine ormai, Bassano la porta a casa. Pozzato temporeggia, arrabbiato, arrabbiatissimo. Sì,
Lo si vede anche in camera qui sotto, insomma. Come non l'abbiamo mai visto, tra l'altro. Sì. Palo intanto e arriva il fischio finale. Il fischio finale finisce 4-2 qui al Pala Rovagnati per Bassano, Broker Bassano. Non ci voleva questo stop sicuramente, anche per come è arrivato. Tre cartellini blu sono davvero tanti in una partita. Ma soprattutto diciamo che non ci voleva l'approccio, la sì. prestazione, soprattutto nell'approccio iniziale, Monza macchinoso, non fluido come nelle precedenti gare. C'è da dire che però, lo risottolineiamo ancora una volta, l'avversario è un avversario di spessore, di rilievo, con giocatori assolutamente di qualità, lo risottolineiamo ancora una volta. E quindi quando poi ti trovi con l'esperienza davanti, con la qualità davanti, e tu hai tanti anche giovani in campo, fai inesorabilmente più fatica. Qualcosa sicuramente non ha funzionato dal punto di vista proprio dell'approccio, come dicevo. Forse ci voleva un po' di coraggio in più, di giocarsela a viso aperto senza tentennare, e soprattutto ci sono stati anche un po' di errori, un po' di errori nei passaggi, un po' di lucidità mancata, un Bielsa che non è stato il solito Bielsa, esatto. Marzonetto in netta difficoltà, anche se vogliamo fisica, rispetto ai Marcantoni di Bassano. Quindi tutto un insieme, prestazione buona del nostro Velasquez in porta, che come dicevamo ne ha salvate di ogni. Tre cartellini blu sono anche un peso sulle spalle monzesi. C'è stato l'episodio alla fine del primo tempo con la gomitata a Marzonetto, arrivata mentre stava suonando appunto la sirena. Che dire, digeriamo, cerchiamo di metabolizzare la prima sconfitta casalinga della Team Service Car HR. Diciamo che preferivamo la maledizione del pareggio, no? Ma assolutamente, stasera è 3-3, la maledizione del pareggio sarebbe stata ottima, però io credo che oltre all'incazzatura di Ivan Jacquers si possano anche tirare fuori spunti ed elementi che possono essere utili per il proseguio del campionato, certo. Perché sono giovani, molti di loro sono giovani, hanno bisogno di scendere in pista anche contro avversari di questa caratura, di questo spessore, di questa esperienza. Quindi tutto fa brodo, come si suol dire, e credo che la sconfitta casalinga di stasera possa servire, oltre alla rabbia, al buon Jacquier per mettere insieme un Monza capace poi di lottare fino all'ultimo per il sogno che rimangono i playoff, non ce lo dimentichiamo, mentre il Bassano sicuramente potrà dire la sua nel torneo, perché può avvalersi appunto di giocatori di spessore assolutamente di rilievo. Intanto Carlo, allora lasciamoci con questa solita bellissima immagine, lasciamo spazio ai tifosi, ai ragazzi che comunque oggi hanno combattuto fino all'ultimo. E allora Carlo, ci diamo appuntamento tra due settimane qui in casa, ovviamente di mezzo ce ne sarà un'altra molto importante, però insomma alla prossima. Alla prossima, buona serata a tutti.